La più cordiale buonasera agli amici del basket sintonizzati, diretta dal Pallavizza per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B LNP Old Wild West. Omnia Basket Pavia che riceve la visita della Gilbertina Soresina, la matricola cremonese che dopo un decennio ha riportato il piccolo comune in provincia di Cremona, sono 9.000 anime, su un palcoscenico nazionale. Ricordiamo però che appunto 10 anni fa da lì partì, proprio dall'acquisizione di un diritto sportivo, il diritto sportivo dell'Oscar Pavia, giusto per legarci a Pavia, e da lì partì l'avventura di quella che è l'attuale Vanoli Soresina. Dopo aver ricordato questo piccolo aneddoto, diamo innanzitutto il benvenuto, la più cordiale buona serata anche a Fabio Sacchi, che come sempre mi affiancherà nella telecronaca. Buonasera a tutti. Fabio, una partita che ancora una volta con una matricola, quindi con la classica situazione psicologica che comunque ti obbliga, ti mette spalle al muro, vincere è il minimo che tu possa fare, e abbiamo visto con Mestre comunque quanta fatica si è fatta, dimostrazione che in questo campionato, al di là del roster, al di là dei nomi, nessuna partita può davvero essere considerata una partita semplice. Sì, una partita sicuramente che Pavia deve vincere, anche perché la squadra contro cui gioca non è sicuramente delle prime quattro del campionato, per cui due punti che devono essere sicuramente portati a casa. C'è da dire che Pavia deve dare il massimo, perché come hai detto tu prima, la partita con Mestre ha insegnato che i primi due quarti sono stati difficili, e portarsi dietro delle squadre come queste matricole fino in fondo, punto a punto, poi potrebbe anche portare a una sconfitta, che ovviamente non è quello che Pavia vuole. Pavia che deve giocare con coralità, devono giocare tutti bene, a partire ovviamente dal leader offensivo Venucci, ma poi passando soprattutto per la difesa. Tutto pronto a partire, squadre che sono radunate attorno ai rispettivi coach, fischiano i signori Barra e Naftali di Torino, squadre che si schierano per Soresina, i 10 a referto sono Bandera, Pala, Martinelli, Guerra, Tugnoli, Bonci, Lottici, Matteo Lottici, che è figlio di Simone Lottici, coach che ricordiamo, ex coach di Vigevano, soprattutto ex giocatore ai tempi dell'Armabella Pavia di Arnaldo Taurisano, Toffali con il numero 20, poi Mit, Biordi, Prestini, appunto allenati da Simone Lottici. Per quanto riguarda Pavia, Baldiraghi a disposizione tutti, anche se c'è Spatti con qualche linea di febbre. Per Pavia sono Benedusi, Nasello, Dessì, Gloria, Venucci, Spatti, Mazzoleni, Ture e Fazioli liberati. Ora andiamo a vedere i quintetti. Soresina in queste prime tre esibizioni in campionato è partita con il medesimo quintetto, con il bolognese Tugnoli in cabina di regia, poi con Lottici in guardia, con Toffali, ex Urania Milano, nello spot di numero 3, e poi con Prestini, che ricordiamo ex di Pavia ai tempi della Edimes, promossa dalla C alla Serie B con coach Romano Petitti, e poi con il l'estone di formazione italiana Arnold Mit, 2,10 m. Vediamo le scelte invece di Baldiraghi. Baldiraghi che, come abbiamo detto, sostituisce nei primi 5 Alessandro Spatti con Ferdinando Nasello, proprio per questo problema dell'ultima ora di salute, e parte con Venucci, con Touré, con capitano Nicolò Benedusi, con Nasello e con Mirko Gloria. Quindi si ripropone la situazione che abbiamo visto in allenamento spesso, ma anche in partita, di Nasello come numero 4 ad affiancare Gloria, non solo a fargli da backup. Tutto pronto, cornice di pubblico che causa impegno infrasettimanale non è sicuramente ai massimi, sarebbe importante, i tifosi lo sottolineano appunto, la vittoria. Chiaro che Pavia deve prendere confidenza, la può prendere con una buona, con una vittoria e soprattutto con una prestazione anche confortante. Primo possesso per Pavia, si muove Touré, Benedusi in angolo, vediamo che Lottici propone una delle difese tattiche che lo hanno comunque reso famoso, cioè la buona riapertura di Venucci per Touré, che si prende una tripla comoda in angolo, sbaglia, ma Nasello è presente a rimbalzo attacco, quindi c'è il possesso addizionale. Sembrerebbe una 3-2 la zona schierata da Lottici, poi andremo a vedere se sarà comunque una zona liscia o comunque, molto probabilmente, visto che ormai le zone lisce non le fa quasi più nessuno, una matchup, quindi che i 6 tagli verranno seguiti. Ora c'è il buon innesco di Lottici per Mit, in che ha posizione profonda su lui,
va a spendere fallo Ferdinando Nasello, che ha messo i primi due punti del match con un appoggio comodo al ferro. Arnold Mit, giocatore appunto di formazione italiana, giovanile a Reggio Emilia, con cui poi ha esordito, poi ha fatto un paio di esperienze in giro per l'Italia, anche in Serie A2 a Montegranaro. Come sempre c'è lo storico problema di pulire il, di asciugare il campo, il ragazzino deputato si è dato alla fuga. Due tiri liberi per il centro estone, che va a realizzare morbida l'esecuzione del 2-10 di classe 1998, quindi ancora under quest'anno. 2-2 per Mit, quindi la Gilbertina che va ad impattare. Vediamo che può tornare in zona d'attacco. Ora in palleggio, Venucci va a aprirsi in guardia, riceve Nasello, spazio a Venucci e Venucci punisce. Se la zona però su Venucci evita di adeguarsi, potrebbe essere un discreto problema per la truppa di Simone Lottici. 5-2 avanti Pavia con la prima realizzazione pesante di Mattia Venucci, palla alle mani di Davide Toffali che si muove in palleggio, c'è il cambio difensivo, si trova accoppiato a Nasello che lo contiene bene, ma Toffali fa una gran cosa in virata, giocatore sicuramente dai grandi mezzi tecnici. L'anno scorso ha chiuso la stagione un po' nel dimenticatoio, nelle rotazioni peraltro extra large dell'Urania Milano promossa in A2, ma per la prima parte della stagione era comunque riuscito ad avere minutaggi importanti, ad avere anche cifre significative, a dimostrazione appunto di un giocatore cresciuto in un vivaio importante come quello dell'Olimpia Milano, un giocatore che ha sicuramente grandi qualità tecniche. Andiamo a seguire l'ultimo attacco di Soresina, poi passeremo il microfono a Fabio. Palle mani di Tugnoli che chiude il palleggio, va ancora da Toffali, marcato da Nicolò Benedusi. Un punto di vantaggio perché si difende, 8 minuti da giocare in questo primo periodo. Tugnoli, c'è il cambio difensivo, ancora Nasello accoppiato in un piccolo, ora c'è Prestini che va a giocare spalla canestro, il mismatch con Venucci, sbaglia la soluzione, Mit che va a rimbalzo ma sbaglia, c'è il contropiede primario che Nasello va a chiudere, buono l'innesco di Venucci. 7-4, ora andiamo da Fabio. Sì, abbiamo visto un Mit chiaramente che adesso prende palla sotto canestro e realizza, abbiamo visto Mit dalle mani educate, però in attacco deve assolutamente farsi sentire per far sì che Soresina possa avere una chance questa sera. Abbiamo visto Venucci che ha iniziato molto bene con una triple e un assist, adesso batte il suo diretto avversario in uno contro uno, sbaglia però l'arresto e tiro, Gloria non riesce a recuperare il rimbalzo e allora Tugnoli spinge in azione offensiva, lo scarico e l'ottimo canestro di Prestini sono altri due punti e siamo 8-7, gli ospiti che vanno in vantaggio per la prima volta questa sera. Gloria per Touré che attacca in uno contro uno, scarico per Nasello, ottimo l'assist per Benedusi che ha tutto il tempo del mondo però sbaglia la tripla, il balzo di Tugnoli che compie un ottimo balzo, il contropiede primario per gli ospiti che non vanno a bersaglio col tiro pesante, allora ancora Venucci che controlla la sfera, Gloria uno contro uno, scarico maldestro per Benedusi intercettato dal numero 20 Toffari che poi va in uno contro uno, scarico, Tugnoli aspetta il blocco di Mit, blocco che arriva in questo momento, Tugnoli scarico ancora, Mit riceve sotto canestro, allora si riceve così Mit sotto canestro, la schiacciata è d'obbligo, va via, non ha sicuramente difeso bene in questa azione, scusate per le difficoltà al microfono, ora Benedusi contro una zona che non viene punita da Gloria, ancora Nasello rimbalzo offensivo, Nasello sta facendo un ottimo lavoro a rimbalzo offensivo, è già probabilmente il secondo che prende in questa partita, ora Toffali marcato da Benedusi, si aspetta l'uscita, Soresina aspetta l'uscita di Tugnoli che riceve in questo momento, scarico per Mit, difesa abbastanza particolare di Venucci che quasi si toglie ma Mit non lo punisce e allora Benedusi per Touré, ancora Benedusi si affida alle mani sapienti di Venucci, scambiano ancora i due, Benedusi in uno contro uno attacca, scarico per Gloria, trova dentro Nasello,
ottimo il movimento, ma sbaglia quella mano destra, e allora gli ospiti si distendono in contropiede con Lottici. Chieri vuole palla, scarico fuori per Toffali, in uno contro uno, fallo di Touré. Ecco Paolo, abbiamo visto prima la difesa abbastanza maldestra di Pavia che ha permesso una ricezione sotto a Mit. L'unica cosa che non deve fare Pavia è proprio questo. Sì, c'è stata una, è saltata una rotazione e quindi l'uomo di Gloria è rimasto assolutamente liberissimo. Gloria purtroppo ha ripetuto in copia e incolla la brutta partenza di Padova. Anche a Padova Baldiraghi è stato costretto a cambiarlo dopo pochi minuti di gioco, proprio perché il centro siciliano non era evidentemente riuscito a entrare in partita, e anche oggi davvero ha approcciato piuttosto male. Ora uno contro uno di Toffali che si prende il centro area contro Spati, sbaglia, ma Mit va a tenere vivo il pallone catturando il rimbalzo d'attacco e prendendo il primo fallo di Spati. In questo assetto vediamo se poi presumibilmente giocherà da numero 5 con Casello che rimarrà numero 4, Pavia che ha lavorato in attacco discretamente andando a trovare buoni tiri nei buchi della zona. Ancora una volta è stata la problematica legata alle percentuali. Benedusi ha preso un ottimo tiro, una tripla assolutamente aperta, esattamente come Touré, sbagliandola. Ora canestro di Lottici. 3 di vantaggio per Soresina, 9 per chi attacca, 12 per chi si difende. Sono andati in archivio i primi 5 minuti di gara. Si prepara sul cubo dei cambi Davide Liberati, va al ferro Touré, il tentativo di passaggio viene deviato dalla difesa cremonese. Cambio anche per Lottici, fuori Mit di Remmo e dentro il sammarinese, ex giocatore di Crema, Igor Biordi. Per Pavia si accomoda Nicolò Benedusi, entra Davide Liberati che ha una necessità assoluta di sbloccarsi. Per il giocatore livornese una statistica da tre punti assolutamente inadeguata a quelle che sono le sue qualità. Ora buono lo scarico di Venucci per la Liberati che si prende una soluzione dal palleggio e la mette. Fondamentale che Davide prenda confidenza in attacco. Uno da recuperare per Pavia, 4-16 per andare al primo pit stop. La ricezione di Lottici va da Toffali che abbiamo visto partire molto deciso, perché con un super difensore come Touré è andato deciso ad attaccarlo. Touré ha speso un fallo, ora si prende una soluzione in arresto e tiro, la sbaglia. Pavia può andare in transizione, Venucci la spinge, Toffali spende un fallo tattico, è il primo fallo per l'esterno milanese. Venucci con palla in mano, si prende una tripla dal palleggio, la sbaglia, rimbalzo solo agli ospiti, quindi rimbalzo controllato da Toffali per Lottici. Esce dai blocchi Toffali, marcato faccia a faccia da Touré. Non c'è il cambio, c'è la ricezione di Prestini, difficoltosa, quindi arriva la palla persa per la truppa di Simone Lottici. Prima palla persa di squadra per la Gilbertina. Cambio chiamato da Lottici che fa accomodare da riposo a Toffali, dentro l'ex playmaker under della Bacari Piacenza, Pippo Guerra. Alza la pressione la truppa di Simone Lottici, vediamo se poi andrà a difendere a zona. Sembrerebbe una 3-2 ancora una volta, quindi allungata a tutto campo. Palla nelle mani di Casello che ribalta per Venucci, Venucci che fa un miracolo per controllare, va da Liberati, palla che gira per linee esterne, una tripla per Casello, non propriamente la specialità della casa. Poi Spatti fa una buona cosa riuscendo a far carambolare il pallone sulla gamba di Guerra, quindi Pavia avrà un possesso addizionale in attacco. Pavia che sta viaggiando 1-5 dalla lunga distanza. È chiaro che contro la zona sarebbe fondamentale, proprio per scoraggiare questo tipo di difesa, riuscire a trovare con una discreta continuità il canestro dall'arco dei 65. E lui ci riceve una mezza idea di attaccare dal palleggio, va da Nasello che punta Prestini, una buona finta, va dentro, c'è un contatto, non viene fischiato, Nasello sbaglia. Soresina che può ripartire con uno di vantaggio e c'è il fallo in attacco di Prestini su Venucci che va per le terre, quindi è la seconda palla persa per la Gilbertina. Il recupero difensivo per Pavia, c'è il minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi che ovviamente vuol parlarci su.
serviva davvero come il pane una partenza forte, una partenza in cui Pavia facesse la voce grossa. Non è successo, anche perché è una storia già vista, la qualità degli attacchi è comunque discreta se non buona, il problema sono sempre appunto le percentuali di realizzazione. Abbiamo visto appunto tripla apertissima di Nasello, forse non è la specialità della casa, tripla apertissima però di Benedusi, tripla apertissima di Momo Touré, è chiaro che vanno messe, c'è poco da fare. Pavia ha tirato nelle precedenti tre partite col 29% da tre punti. Però Pavia non deve smettere di tirare con convinzione, perché ovviamente nella pallacanestro se smetti di tirare con convinzione, che sia da 3 o da 2, non vai avanti da nessuna parte. Quindi prima di tutto questo, sistemare le percentuali certo, ma ovviamente sono le scelte che contano, i tiri erano corretti, deve continuare così Pavia. Dall'altra parte abbiamo visto un Benucci in difesa che ha preso uno sfondamento, questa è una delle scosse che il talento offensivo e abbiamo visto anche difensivo può dare ai suoi. Un Benucci che, ricordiamolo, nella partita contro Mestre ha dato la scossa non solo in attacco ma anche con 3 palle rubate, quindi questo è sicuramente un buon segnale. Lo stesso Nasello ha fatto delle ottime cose, soprattutto a livello di penetrazione. Poi se sbaglia la tripla può essere un errore, può essere calcolato come errore, ma deve prendersi quel tiro. Liberati invece è partito molto bene, abbiamo visto un palleggio all'est tiro, una finta che ha mosso la difesa, ora scarico proprio per Liberati che prova da 3 punti, non va il rimbalzo, però è di Spatti che pesta la linea di fondo. Spatti che ha iniziato molto bene al rimbalzo offensivo, abbiamo visto prima ha fatto carambolare la palla addosso all'avversario, ora esce Touré, entra Fazioli, vediamo se Fazioli potrà dare una mano ai suoi in termini di energia, ovviamente come ha fatto nelle precedenti partite. Ora l'attacco per Soresina, fuori per il numero 32 Biordi, Pignoli, scarico, tripla che viene accolta dal ferro con grande generosità, il numero 13 Lottici, figlio del coach come ricordavamo in precedenza, pressione a tutto campo, Benucci finta il tiro, Liberati si appoggia a Spatti, scarico per Fazioli dall'altra parte, uno contro uno, ora Nasello in uno contro uno spalla canestro in post, deve sicuramente attaccare il suo diretto avversario, serie di finte e palla recuperata dagli ospiti perché scalano i 24 secondi e allora Soresina che può impostare una nuova azione offensiva. Difficoltà adesso per Pavia anche a livello offensivo. Perché ovviamente è chiaro che la mossa di Lottici è una mossa che ha una chiara matrice speculativa, sa che Pavia in questo momento è in difficoltà dal punto di vista psicologico, non si è mai sbloccata in campionato per quanto riguarda le percentuali dall'arco dei 65, ed è chiaro che una difesa a zona di questo tipo, su questo tipo di esitazione, su questo tipo di retaggio psicologico sta viaggiando. Abbiamo visto in precedenza Touré che ha preso una gran linea di fondo, probabilmente avrebbe potuto anche andare a chiudere al ferro, ha preferito uno scarico, tripla apertissima di Liberati, tripla sbagliata, quindi tiro che continua a starci, quindi scelta che ci sta. È chiaro che nel momento in cui si riuscirà a prendere fiducia probabilmente si riuscirà anche a mettere qualche tripla in serie. Ora ci prova Venucci in angolo, sbaglia anche lui, la via che è 1-7 complessivo da 3 punti, 4 di vantaggio per Soresina. Prestini che dentro fuori, tripla per Guerra che ovviamente va a realizzare, vedete la fiducia quanto può fare, tripla rocambolesca messa da Lottici e tripla anche di Guerra, quindi ovviamente anche chi parte dalla panca trova immediatamente la faccia tosta di andare, uno contro uno forzato a uno all'ora di Spatti che francamente è difficilmente premiabile con un fischio a favore. Sono 7 punti di vantaggio per Soresina, quindi primo quarto davvero di sofferenza per Pavia. Prestini che va a forzare ma c'è l'infrazione di passi precedente al tiro, quindi annullato il canestro. 51 secondi per riuscire a ridurre, per cercare di ridurre una forbice che davvero era inattesa in questo primo quarto, perché 7 punti su comunque un parziale di 18 sono comunque un discreto vantaggio. Mazzoleni per Venucci. Venucci con palla in mano, va ad attaccare, scarica fuori per Fazioli che parte in palleggio, ribalta per Liberati che va da 3 punti, sballata la conclusione del toscano, rimbalzo controllato da Bonci e quindi 29 secondi per l'attacco ospite con 7 da recuperare per Pavia.
Guerra si muove in palleggio, va da Prestini per Bonci, la mezza ruota, si va da Guerra, Prestini non viene servito, a posizione, Lotti ci spara da tre punti forzando, questa volta non viene premiato dal ferro, l'imbalzo di Mazzoleni, 8 secondi, Pavia deve darsi una spicciata per andare a prendersi l'ultima soluzione, attacca deciso Venucci, va a prendersi un fallo, buona scelta del playmaker toscano che andrà in lunetta per i due tiri liberi. Ecco, una cosa che probabilmente è mancata, è chiaro che la zona probabilmente ti incentiva anche a esagerare col tiro perimetrale, Pavia è andata poco ad attaccare il ferro, sono i primi due tiri liberi che va a prendersi Venucci, ecco, può essere una variante, cioè cercare di non essere monotematici in attacco. In questo primo quarto abbiamo visto molta circolazione perimetrale, a parte i primi minuti di inneschi interni per Nasello, poi appunto forse la squadra si è un po' accontentata della soluzione in arco. Sì, sembra banale, ma attenzione, vediamo intanto l'ultimo tiro di Soresina con la tripla allo scadere, 21-13. La tripla di Soresina che fa male ovviamente, dicevamo, sembra banale dire Pavia non sta penetrando eccetera, ma chiaramente è una delle cose che deve assolutamente fare. Tifosi della tribunetta intonano un ci svegliamo sì o no, davvero brutta, sanguinosa questa tripla, perché in due secondi prendere una tripla dopo canestro, onestamente, vabbè, cerchiamo di guardare il tabellino. Primo quarto che si è chiuso con ospiti avanti 21-13, fatturati individuali dicono 2 per Liberati, dicono 5 per Venucci, 6 di Nasello. Quanto riguarda Soresina sono 2 di Prestini, 3 di Bonci con questa ultima tripla, 3 di Guerra, 6 di Mit, 5 di Lottici, 2 di Toffali. Sì, gli ospiti hanno preso fiducia ovviamente con la difesa. Con la difesa alla fine chiudono con 3-4 da 3 punti, 5-11 da 2 punti, quindi a evidenziare sicuramente che non si tratta di una squadra di fini dicitori, però alla fine, stando lì, lottando, arroccati, e ovviamente con Pavia che chiude il primo quarto con 1-8 da 3 punti. Sta facendo la partita che... Sta facendo esattamente Lottici, la percentuale, esatto. La partita che Lottici ha preparato. Lottici ha già mostrato in situazioni di difficoltà contro Bernareggio, abbiamo visto eseguire questa difesa, questa 3-2 allungata a tutto campo che poi si adatta in seguendo i tagli. La proposta subito oggi, appunto, assolutamente per speculare su quello che è il momento di ovvio imbarazzo psicologico che sta attanagliando Pavia, che davvero ha pochissima fiducia nel tiro perimetrale. Tifosi che provano a farsi sentire dopo aver invitato i ragazzi a darsi una scossa forte, ora cercano di stare vicino. È chiaro che Pavia ha bisogno di tutto, ha bisogno di bloccarsi, ha bisogno del suo pubblico. Le facce dei ragazzi sicuramente non sono, il linguaggio del corpo è abbastanza inquietante, si vede una squadra che comunque è in questo momento piuttosto fragile psicologicamente. Fa le mani di Bonci, ora vediamo se Pavia riesce a cambiare faccia. Biordi marcato da Spatti, vediamo se giocherà l'uno contro uno, no, ribalta, torna fuori da Prestini, marcato faccia a faccia da Mazzoleni, ora Pavia deve sicuramente trovare anche più aggressività in difesa, sbaglia ma concede il rimbalzo in attacco e va a realizzare Bonci. Pavia che davvero non c'è in tutte queste situazioni di reattività, di cattiveria pura, onestamente si è fatta costantemente sorprendere, è difficile pensare di rimontare. Ora i punti da recuperare sono già 10. Buono il pallone per Spatti che si prende la stoppata, però con il contatto falloso di Bordi, quindi saranno due tiri liberi per l'ala bergamasca. Doppio cambio chiamato da Baldiraghi con Benedusi per Venucci e Nasello che probabilmente andrà a cambiare Spatti in caso di realizzazione. Spatti che realizza il primo, abbastanza significativo, no? Un doppio cambio con trascorsi 40 secondi del secondo quarto, un doppio cambio difensivo soprattutto, sì. L'abbiamo visto il rimbalzo offensivo concesso
2 su 2 per Spatti, che viene, in questo caso è chiaro che presumibilmente ci sarà anche un problema di gestione di Alessandro Spatti, che abbiamo detto essere febbricitante. Però appunto il fatto che Baldiraghi metta mano alla panchina, è chiaro che sta cercando ovviamente di trovare una quadratura che in questo momento, in questo primo quarto, è davvero problematica. Ora Guerra con palla in mano, vediamo se Pavia riuscirà a essere più aggressiva. Lottici, il cambio difensivo, su di lui c'è Liberati, ora c'è il buon intercetto di Mazzoleni che può partire, ovviamente attende che la difesa si schieri, quindi Pavia attaccherà in metà campo. Benedusi per Fazioli. Fresina che in questo momento è in sempre zona, ma zona che ovviamente si adegua molto. C'è la tripla aperta di Fazioli in arco, sbaglia, Fazioli è il miglior tiratore dal punto di vista della percentuale, sta tirando finora con il 50% in attacco, sbaglia anche lui purtroppo. Guerra che in fiducia va ad attaccare fino in fondo il ferro, lo fa molto bene. Fresina che torna avanti di 10, 15-25, 8-24 per andare all'intervallo. Cello per Liberati, per Venucci. Ancora fuori da Liberati, Fazioli che va a attaccare, chiude il palleggio, si prende una soluzione piuttosto estemporanea, 2 punti, la sbaglia, contropiede di Soresina, Biondi che attacca il ferro, c'è il buon rientro difensivo di Fazioli che costringe comunque il numero 11 cremonese a sbagliare la conclusione. Prestini che prova ad andare molto determinato a rimbalzo offensivo, troppo a giudizio dei signori in grigio torinesi, e quindi c'è il fallo fischiato a Prestini, quindi Pavia che può tornare in zona d'attacco, Benedusi a occuparsi della rimessa. Supera la metà campo il capitano Pavese, chiama il gioco maglia, va da Liberati per Benedusi, riapre un passaggio skip per Fazioli. Liberati si muove in palleggio, da un buon pallone a Nasello, l'extra pass del giocatore toscano per la comoda conclusione di Mazzoleni. Ottima giocata di Nasello, lungo che davvero ha notevoli qualità di passatore, ha trovato questa ottima lettura. Liberati prova ad andare aggressivo sull'ex compagno Guerra, va però a commettere fallo. C'è un fallo un po' ingenuo. Fallo ingenuo, Liberati che fa finta di nulla, chiede ma sono stato io? Sì, in effetti. Invece viene fischiato il fallo Fazioli, quindi niente. Sembrava davvero che fosse stato punito, in effetti non ci sarebbero stati due tiri. No, ci sarebbero stati due tiri liberi per Guerra se il fallo fosse stato attribuito a Liberati. Quindi fallo precedente, lontano dalla palla il contatto. Guerra in palleggio, va da Bonci, che ha avuto comunque un signor impatto, parte dalla panca. Tripla di Prestini che forza, sbaglia. Mazzoleni controlla il rimbalzo, Mazzoleni che prova a dare il contributo di energia che gli è proprio. Liberati si prende una tripla in transizione. La mette e poi fa un gestaccio nei confronti dei tifosi di Pavia. Gestaccio di Liberati dopo aver messo la trippa. Va bene la generosità, va bene essere tifosi di Pavia, che ovviamente non la prendono benissimo, ma speriamo che almeno, ecco, entri in temperatura dal punto di vista agonistico. Il gesto resta censurabile ai massimi livelli. Però Pavia è tornata a meno 5. Vediamo, esatto, tripla. Speriamo che almeno dia una scossa in qualche modo, che l'ambiente si scaldi e magari possa capitare qualcosa di buono. Tornano 7 le lunghezze di margine per Soresina con questo canestro trovato da Fresina. Fazioli torna da Liberati, prende il blocco di Mazzoleni, va in angolo, recapita un brutto pallone a Benedusi che non controlla, Prestini che può ripartire, tripla aperta di Tofali che se la prende però la mette cortissima, rimbalzo controllato da Benedusi, va da Nasello. Ora ovviamente potete immaginare che il pubblico, per quanto scarso, sia stato in qualche modo, si sia accesa una miccia pericolosa, quindi anche l'ambiente non sia il massimo per sostenere l'Omnia, che invece avrebbe bisogno di fare un tutt'uno con i propri tifosi. Ora ancora una volta buon movimento spalla canestro di Ferdinando Nasello, sono 8 per il lungo ex San Miniato. Palla nelle mani di Lottici che va da Biordi, riapre per Prestini, tripla forzata che però va a realizzare con la mano in faccia di Benedusi, quindi
chapeau per l'ex lungo in maglia Edimes, ex Gardonese. 8 di vantaggio per gli ospiti, 5-54 da giocare, ora liberati a una tripla in angolo, la sbaglia e ovviamente piovono i bu dei tifosi pavesi, e questo è veramente masochismo allo stato puro. Guerra si prende una soluzione dal palleggio, la mette, ovviamente Soresina è assolutamente in fiducia e sta facendo carne di porco della difesa Omnia, che peraltro in questo caso gli ha concesso questa soluzione abbastanza comoda. Fazioli ribalta il lato per Liberati, si va da Nasello che sembra essere sicuramente l'attaccante più carico di Pavia, ora va a forzare, però Prestini non riesce a tenere vivo il rimbalzo, quindi sarà rimessa in zona d'attacco. Cambio chiamato da Lottici, pronto Tugnoli per Matteo Lottici. Doppio cambio anche per Pavia, torna Venucci dentro Spatti, fuori Mazzoleni e Fazioli. 10 di vantaggio per Soresina e ovviamente situazione ambientale che si è fatta davvero problematica, perché se prima c'era il problema del silenzio, ora i tifosi, che su queste cose direi anche giustamente sono sensibili, probabilmente attueranno o una sorta di contestazione o addirittura un boicottaggio, quindi una sorta di silenzio polemico. Vediamo le facce, sono veramente perplessi ora. Stiamo a vedere. Palla nelle mani di Mattia Venucci, prende il blocco da Spatti, però rinuncia al tiro. Si va da Liberati. Spatti che va a piazzare il blocco alto, Liberati lavora in palleggio, va in angolo di Venucci che attacca la linea di fondo, ribalta per Benedusi, tripla del capitano che sbaglia e fortuna vuole che l'uscita di Biordi sia stata troppo fisicata, quindi tre tiri liberi a disposizione di capitan Benedusi. Biordi che viene cambiato, torna sul parquet Arnold Mitt. Tre soluzioni a cronometro fermo per capitano Nicolò Benedusi, per il momento ancora inchiodato alla virgola. Mette il primo tiro libero Nicolò, 9 da recuperare per l'Omnia, 15 minuti davvero complicatissimi. Tribunetta che ha accolto con un coro l'ex capitano Fabio Di Bella che è in tribuna. 2-2 per Benedusi. Pavia che non deve arrendersi, deve riuscire a in qualche modo dare una spallata a questa partita maledetta. 7 da recuperare per Pavia grazie a questa esibizione impeccabile dalla linea della carità di capitan Nicolò. Palleggio prolungato di Tugnoli, torna fuori da Prestini, una finta su Nasello, si butta dentro, fa una soluzione sotto mano, la sbaglia, Nasello che controlla il rimbalzo, il passaggio d'uscita problematico. Benedusi non controlla, tocca però provvidenzialmente col piede ed evita che Soresina si trovi in una soluzione di clamoroso sovrannumero che avrebbe probabilmente portato ad un tiro ad alta percentuale. Liberati che viene cambiato, torna sul parquet Momo Touré. Rimessa in zona d'attacco per la truppa ospite, si occuperà Davide Toffali. Tornerà ad essere accoppiato difensivamente con Momo Touré, anche Momo è necessario ovviamente che in attacco mostri la qualità che gli è propria. Mitt sul quale prova ad andare aggressivo Spatti, ora Spatti che prova a usare le maniere forti, lo fa però in maniera molto molto vistosa. Onestamente è vero che in Serie B abbiamo visto di tutto, però francamente è difficile che non venga fischiato un fallo del genere. Ora cambio per Spatti e torna sul parquet Mirko Gloria. Anche qui vediamo se il nostro centro titolare, dopo un inizio fin troppo timido, ora come a Padova riuscirà gradualmente a carburare, quindi a far valere quelle che sono le sue qualità, che sicuramente in attacco sono qualità di livello importante. La rimessa di Toffali, la ricezione di Mitt che va da Guerra. Benedusi che rimane sul blocco di Mitt, Mitt che riceve, sbaglia ma va a prendersi rimbalzo e va a prendersi anche un fallo. Mitt che comunque sicuramente non è un finalicitore, ha una fisicità davvero importante a questi livelli e la sta sfruttando fino in fondo. Quarto fallo di squadra per Pavia. Che va a realizzare, quindi
dalla linea della carità, comunque è una sentenza per il momento, il giocatore nato in Estonia, e nonostante la gufata classica che gli abbiamo tirato, ovviamente fa 2 su 2, quindi 4-4 per il lungo di Soresina, Soresina che va ancora a aggredire a tutto campo, Fabia che supera a metà campo, Gloria che torna fuori da Touré, avrebbe la possibilità di andare ad attaccare, ma ora ovviamente è chiaro che la timidezza vince su tutto. Gloria ora a posizione profonda, va ancora una volta a ribaltare palla, nessuno che si prenda la responsabilità del tiro. Venucci sarà costretto, anzi no, da un pallone a Nasello che torna fuori, tripla discreta per Venucci, e Trivenucci finalmente va al bersaglio grosso. 8 per Mattia, 28-34, quindi sono 6, 2 possessi da recuperare per Pavia, vediamo se in questi ultimi 4 scarsi di gioco. Ora però Toffali che viene mandato lungo la linea di fondo, uno scarico problematico con la difesa che gli aveva chiuso la linea, la visione, e va a perdere palla, quindi buona difesa comunque di Pavia. Ora vediamo se davvero ripartendo dalla difesa riuscirà a trovare anche un minimo di confidenza in attacco. Il segnale più preoccupante in questo momento, ovviamente figlio di questa situazione psicologica, ambientale particolare, è il fatto che molti giocatori non guardano il canestro, molti giocatori rifiutano il tiro. Sì, ecco, diciamo che Venucci è l'unico che si prende le soluzioni insieme con Nasello. Esatto, Nasello ovviamente è partito molto bene. Adesso è chiaro che Nasello non può prendersi le soluzioni da tre punti, perché abbiamo visto che non è propriamente un tiratore. È chiaro che se la palla poi esce e l'unico a prendersi le soluzioni offensive è Venucci, è molto più difficile per Pavia trovare dei buoni tiri. Detto questo, abbiamo visto di Meade prima, abbiamo detto se riceve sotto canestro, ovviamente abbiamo detto è abbastanza banale come cosa, ma se riceve troppo sotto il ferro è una sentenza, ovviamente, anche perché abbiamo visto ha una mano educata dal tiro libero, ha fatto 4 su 4 e già 8 punti, non un bel segnale sicuramente questo per Pavia. Detto ciò, ora time out è stato chiamato dagli ospiti perché ovviamente Lotti ci ha voluto parlarci sopra una situazione che diciamo per evitare di far prendere fiducia a Pavia, che ovviamente di fiducia non ne aveva fino ad ora, magari con questa tripla si è sbloccata. Ultima cosa, il fatto che Pavia potrebbe accelerare un po' le soluzioni offensive, ovviamente non a difesa schierata come in questo caso, non su una rimessa, ma magari su un rimbalzo, provare cercando di non farla schierare. Esatto. Ora Touré per Benedusi, scarico per Gloria sotto canestro, uno contro uno con Meade però difende alla grande, Gloria forza un semigancio mancino che non va a bersaglio, Guerra a condurre il contropiede, ancora Guerra che riceve al lato destro del campo, aspetta il blocco di Meade che arriva in questo momento, Gloria e Guerra prova un tiro da tre punti che non va a bersaglio, Meade però batte a rimbalzo Gloria, ancora Guerra per Tugnoli che prova in arresto e tiro, corto anche questo, altro rimbalzo offensivo, stoppata questa volta di Benedusi e Touré a condurre la transizione offensiva, transizione che in realtà si spegne subito. Gloria, buon passaggio sotto per Benedusi, forse fallo non ravvisato dagli arbitri, e contropiede per gli ospiti che sono 4 contro 3, rientrano però le maglie bianche di Pavia. Guerra imposta, aspetta che Meade riceva palla in questo momento, ora Toffali sul blocco che sfrutta, palla ancora Tugnoli che dovrà forzare allo scadere dei 24, sbaglia il tiro, ora Benedusi recupera il rimbalzo e porta direttamente lui la sfera nella metà campo offensiva avversaria, Venucci per Touré, tiro aperto da tre punti, finalmente a bersaglio, 34-31, Pavia torna sotto di tre punti con 2 minuti da giocare in questo secondo quarto, serviva una scossa e queste due triple lo sono stata, ora Pavia deve continuare a difendere e evitare di concedere rimbalzi offensivi e doppi possessi agli avversari, sbaglia Meade dalla lunetta, Venucci che aspetta il blocco di Gloria, non serve, fallo di Guerra e non c'è ancora bonus per gli ospiti che lo raggiungono in questo momento. Altro timeout di Lottici che prontamente ferma la partita. Chiaramente Pavia ha preso un minimo di fiducia con queste due triple, è quello che deve fare Pavia, deve spingere, unico problema ovviamente i rimbalzi offensivi concessi. Sì, sono, e tra l'altro sono le classiche situazioni che fanno imbestialire il pubblico, perché ci può stare sbagliare un tiro, ma sulle situazioni davvero di diagonismo, di cattiveria, in questo momento i giocatori devono mandare un segnale forte, credo, al pubblico, anche per cercare di farlo entrare
nella temperatura agonistica del match. Per farlo entrare in partita devono essere davvero col sangue agli occhi in difesa, col sangue agli occhi buttarsi su una palla vagante, andare a rimbalzo. Questo è chiaro che questo tipo di passività al tifoso davvero fa montare una rabbia indicibile. Abbiamo chiesto una giocata di qualità, è arrivata la Touré, è arrivata la Venucci, i nostri uomini migliori che ovviamente devono prendersi per mano la squadra perché hanno le qualità, hanno la personalità per farlo. È chiaro che Lottici molto attento, ma anche perché credo che nel piano partita di trovarsi all'intervallo avanti a 5 minuti dall'intervallo avanti di 10 qui a Pavia probabilmente non fosse esattamente una situazione prevista, quindi è chiaro che sta cercando in tutti i modi di non far entrare Pavia in ritmo, quindi spendere un fallo visto che hanno la possibilità, chiamare due time out molto ravvicinati, cioè cercare in tutti i modi davvero di non far prendere fiducia, non far prendere a brivio a Pavia. Venucci che riceve, tiro dai 5 metri per Gloria che va a realizzare, morbida esecuzione, tiro che è assolutamente nel bagaglio tecnico del centro siciliano e ora Pavia è a una lunghezza di vantaggio, quindi il rientro è stato praticamente materializzato e questo è molto importante per giocarsi con animo indubbiamente più leggero il secondo tempo. 1.25 per andare all'intervallo lungo, ora Guerra penetra lungo la di fondo, va da Tugnoli, scarica ancora per Guerra, Gloria che va sulla finta, scadono però i 24 secondi e anche questi sono segnali utili per far gasare il tifosi, ovviamente una tifosa di squadra, infatti la tribunetta risponde presente, cioè sono queste piccole cose che però fanno una grandissima differenza. L'atteggiamento è davvero, lo diciamo sempre, è una piccola cosa ma che fa tutta la differenza del mondo, l'atteggiamento, perché i tifosi nel momento in cui vedono i giocatori giocare con generosità, fare un errore ma giocare con generosità, sicuramente non contestano, sicuramente non fischiano. I tifosi contestano in altre situazioni. Anche in questo momento che Touré ha perso assolutamente palla, ovviamente nessuno ha detto niente, cioè l'errore tecnico ci può stare ma non ci deve stare la disattenzione, la superficialità, è questo che i tifosi non vogliono vedere e devo dire che noi da commentatori qua seduti, dove è tutto facilissimo, per carità, è molto complesso stare in campo, in questo caso siamo una giocata come questa di Benedusi, di generosità, strappare la palla, ora va a prendersi un contatto, va a realizzare ancora meglio. Ma se anche non avesse realizzato, questo è il senso delle giocate che in questo momento servono per mettere in partita il pubblico di Pavia. Per inciso, sorpasso, omni avanti, 35-34, 31 secondi alla fine, ora Mit che va a griffare il nuovo cambio di vantaggio, ma Pavia almeno di testa, di atteggiamento ha dato il segnale che il Pallaravizza si aspettava. Venucci con palla in mano, 16 secondi per chiudere, ovviamente Pavia che gestirà l'ultimo tiro. Venucci prende il blocco di Gloria che rolla, c'è l'ottimo servizio di Venucci, Gloria appoggia due punti comodi, ora 7 secondi, vediamo di non combinare un'altra frittata come in finale di primo quarto. Tugnoli va per la tripla, la forza, se l'avesse messa sarebbe stato bravo lui, però non la mette, quindi Pavia che riesce in extremis a raddrizzare il punteggio, avanti di 1, si chiude all'intervallo, 37 omni a 36 Gilbertina. Prima di chiudere il collegamento andiamo con i punteggi individuali. Pavia che arriva all'intervallo con 3 di Touré, 4 di Gloria, 8 di Nasello, 5 di Benedusi, 8 di Venucci, 5 di Liberati, 2 di Mazzoleni, 2 anche per Alessandro Spatti. Per quanto riguarda la Gilbertina Soresina, 5 di Lottici, 7 di Guerra, 10 di Mit, 2 di Toffali, 5 di Bonci, 7 di Prestini. Dal Pallaravizza è tutto, ricordando il parziale a metà gara che vede Omnia dopo una due quarti di assoluto calvario miracolosamente avanti, 37-36. Vi diamo appuntamento per la ripresa delle ostilità. Torniamo in collegamento. Nell'intervallo purtroppo si è materializzato quello che temevamo, c'è stato un vivace battibecco tra Liberati e i tifosi che ovviamente chiedevano spiegazioni per un gesto che resta davvero, pur con la transagonistica eccetera eccetera, però inaccettabile per un professionista, questo lo diciamo senza timore di essere smentiti. E quindi tifosi che hanno abbandonato la curva, ritirato gli striscioni,
e ora si giocherà in un clima un po' strano. Ora speriamo che comunque la squadra, da questa situazione davvero particolare, cioè speriamo di trovare una chiave di lettura positiva, una situazione che sicuramente è poco simpatica. Ecco, speriamo che in qualche modo ci sia una reazione psicologica dalla squadra. Ora può succedere davvero di tutto, lo sport è sempre un po' misterioso, no? In queste situazioni davvero. Ora vediamo, siamo molto curiosi anche di capire appunto. Tecnicamente ora Pavia ha rimesso le cose a posto, adesso si riparte praticamente da zero, uno di vantaggio per Pavia, quindi la scimmia, diciamo, ce la siamo scrollata dalle spalle. Ora bisogna vedere se davvero questa partita vogliamo di testa andare a portarla via. Tutto pronto, Baldiraghi riparte con Venucci, Touré, Benedusi, Nasello e Mirko Gloria. Lottici sceglie Tugnoli, il figlio Matteo, Mit, Prestini e come numero 3 ancora Davide Tofali. Quindi identici quintetti di partenza. Ora clima che si è fatto ulteriormente silenzioso, quindi ulteriormente salottiero questa sera il Pallaravizza. Ora vediamo davvero, siamo molto curiosi di vedere come la truppa di Baldiraghi in qualche modo approccerà questo secondo tempo. Benedusi che ha cercato in qualità di capitano anche di parlare con i tifosi che erano letteralmente imbufaliti. Tutto pronto, forza Omia. Venucci con palla in mano, maglia il gioco per l'attacco alla zona che Lottici imperterrito ovviamente, che credo giustamente, continua a schierare. Touré fuori da Venucci che per il passaggio no look di Benedusi che innesca Nasello, c'è però la chiusura della difesa ospite e l'infrazione di passi di Nasello. Quindi primo attacco a salve per Pavia. Soresina si ripropone, Lottici marcato da Touré, Tugnoli con palla in mano, prende il pick and roll di Mit, va a attivare Prestini, Nasello che prova a toccare, intercettare il passaggio, Prestini che manda corta la soluzione in angolo dai 5 metri, ovvio che può ripartire, Benedusi con spazio, ribalta da Nasello, rapida la circolazione, ora Touré deve attaccare, invece torna fuori da Venucci, una finta, riapre per Touré, ottima la costruzione della tripla di Pavia, e Momo Touré la manda a bersaglio, Pavia deve continuare con pazienza a attaccare, poi per la legge dei grandi numeri davvero questa maledetta palla spicchi deve entrare. 4 di vantaggio per Pavia. Tugnoli che penetra fino in fondo, prende la stoppata di Gloria, la panchina di Pavia che esulta ovviamente, speriamo che davvero il pasticciaccio brutto in qualche modo gasi Pavia. Ora c'è Gloria che va a realizzare 2 possessi di vantaggio per la banda Baldiraghi. Ora Benedusi che va in difesa aggressivo su Tofali per cercare di negare la ricezione all'ex Urania, palla dentro per Prestini che va a giocarsi il mismatch con Venucci, sbaglia Mit che prova a controllare la palla avvelenata, Pavia può partire, provare a giocarsi una transizione, buono però il rientro difensivo degli ospiti, quindi sarà attacco a metà campo, Touré una mezz'idea di sparare, poi perde la maniglia ma c'è un contatto fortunatamente, quindi fallo di Prestini che colpisce il braccio di Touré e quindi rimessa in zona d'attacco per l'Omnia. Due possessi di vantaggio per Pavia, Touré in palleggio, va da Benedusi, Benedusi che torna da Touré, 7 secondi per chiudere il possesso, Touré costretto a forzare, va a prendersi una soluzione complicatissima, ovviamente non viene accolta dagli dei del basket, la preghiera di Momo. Pignoli con palla alle mani, prova ad attivare l'innesco interno per Prestini che ribalta un brutto pallone che Lottici controlla a fatica. 11 secondi per chiudere il possesso, palla alle mani di Tofali che prende il blocco di Mit, attacca Gloria, va fino in fondo e attacca bene con cambio di mano. Soluzione di mano destra per l'ex giocatore di Urania Milano. 4 di vantaggio per chi in attacco. Palla alle mani di Touré, torna da Venucci. Il regista toscano che lavora in palleggio per Gloria che mette una soluzione dai 5 metri, Gloria che come visto anche a Padova ha una carburazione un po' lenta, è un vero e proprio diesel, però ora
finalmente sembra dentro la partita. Difesa individuale di Pavia, Lottici, Turecche rimane sul blocco, c'è il cambio difensivo, Nasello contro Lottici, palla per Mit, Nori dal palleggio, batte Venucci, va a prendersi una soluzione da due punti sbagliando, rimbalzo controllato da Pavia, Pavia ora ha sicuramente una faccia diversa. Brutto però il passaggio di Touré, intercettato da Tugnoli, la transizione di Soresina, Toffoli che spara da tre punti, palla che gira sul ferro e va dentro, quindi questa palla persa sanguinosa perché rimette comunque in transizione Soresina, cosa che non succedeva da un paio di possessi offensivi. I cremonesi che amano giocare così, sparare, Touré che prova a riscattarsi, sbaglia però due punti e c'è un'altra situazione che in cui Soresina può incrementare i ritmi, c'è però la buona lettura di Venucci che va sulla linea di passaggio, va a deviare il pallone, quindi rimessa in zona d'attacco per la truppa di Simone Lottici, un possesso di vantaggio per Pavia, 6-14 per arrivare alla boa di tre quarti gara. La rimessa di Lottici, Venucci va aggressivo e nega la ricezione di Tugnoli, anche Nasello cerca di complicare quella di Prestini, palla nelle mani di Matteo Lottici che si prende una tripla, la sbaglia, rimbalzo controllato da Venucci, ora situazione di transizione per Pavia, la spinge Benedusi, affida a Venucci che si prende un'ottima soluzione a due punti, sfortunato il regista toscano ma bravo Nasello a tener vivo il pallone, andare a prendersi un contatto, due tiri liberi a disposizione del giocatore senese. Andiamo a dare un'occhiata anche ai bottini individuali. In questo momento Nasello che va in lunetta per la prima volta in questo match è a quota 8. 8 anche per Gloria, 6 per Touré, 5 per Benedusi, 8 per Venucci, 5 per Liberati, 2 di Mazzoleni, 2 anche per Alespatti per quanto riguarda Pavia. Nasello manda lunga la secondo tentativo ma riconquista l'imbalzo d'attacco. Pavia può attaccare, tripla aperta di Venucci che va a realizzare. Fondamentale il riciclo. Il riciclo di Nasello, Pavia che si prende 7 lunghezze di margine con Venucci che è il primo giocatore ad andare in doppia cifra. Ora Lottici penetra, affida un pallone a Mit, piuttosto goffa la partenza in palleggio del giocatore estone. Nasello molto bravo ovviamente a prendere la posizione proprio sapendo che non si tratta propriamente di Nureyev. Quindi palla recuperata, altra giocata estremamente preziosa di Nasello, giocatore che noi abbiamo cominciato ad amare, lo confessiamo, l'anno scorso a San Miniato, siamo molto contenti che sia arrivato quest'anno a Pavia, giocatore davvero di grande generosità in campo e di grande intelligenza comunque. Quindi dopo questa odea improvvisata a Naso che ci deve pagare come minimo un caffè, torniamo con 7 di margine per Pavia, possibilità per la prima volta di allungare alla decina, sarebbe davvero importante anche per raffreddare i precoci entusiasmi della truppa cremonese. Benedusi che va a attaccare, decisione, cioè è proprio cambiata davvero il piglio di Pavia, al di là del fatto che si faccia canestro è proprio cambiato il modo di attaccare, proprio la determinazione con cui si va a attaccare il ferro, con cui la palla circola molto rapidamente, quindi diciamo che la lettura così dello screzio tra Liberati e tifosi comunque ha prodotto comunque quella scintilla che almeno sta dando questo nuovo abbrivio a Pavia. Ora Venucci che rischia di cadere, poi fa una magia da due punti, Mattia Venucci che va a inventare letteralmente il suo 13° punto scivolando, rimettendosi in piedi, trovando una soluzione davvero che solo mani sartoriali sono in grado di garantire. Ora con questo recupero Pavia può ripartire per questi ultimi 5 minuti, Venucci in transagonistica spara una tripla clamorosa da 8 metri e ovviamente chiede il sostegno del pubblico, 53-41, che giocatore Venucci, vai Mattia, mamma mia. Vai anche tu Fabio. L'abbiamo già ammirato due settimane fa, l'avevamo già detto che giocatore è. Abbiamo visto adesso Venucci fare una cosa veramente incredibile, si è fermato a 8 metri e ha sparato una bomba davvero, come hai detto tu, in transagonistica. Mi permetto di dire Touré
probabilmente in questo momento, a parte Venucci a livello realizzativo, è forse il giocatore che ha dato quasi di più la scossa, soprattutto a livello difensivo. Certo. Abbiamo visto marcare molto bene i suoi diretti avversari, ha cambiato spesso, e questo ha fatto la differenza sicuramente. Ora la tripla che non va degli ospiti, rimbalza Nasello che ovviamente adesso sta giocando molto bene, come stava giocando bene nel primo tempo. Ora Gloria che scarica per Benedusi, abbiamo visto anche un Gloria diverso in questa ripresa. Assolutamente. Venucci per Benedusi che aspetta il blocco proprio di Gloria, che probabilmente ritroverà sotto canestro. Ecco che riceve, 5 secondi alla fine dell'azione, scarico fuori per Touré, bomba di Momo Touré, altra triple di Touré che dovrebbe essere la terza per lui in questa partita. È proprio così, 3 su 4 da 3 punti. 9 punti per Momo Touré, che si è sbloccato anche a livello realizzativo. Si era sbloccato per la verità nella partita precedente. Ora Benedusi a rimbalzo, anche Benedusi sta giocando sontuosamente in difesa adesso. È cresciuta tutta Pavia, che adesso sta giocando quasi sul velluto. Nasello in uno contro uno, altro appoggio davvero pregiato di Nasello con la mano destra a sinistra. Questo è davvero un altro bel canestro. Pavia adesso sta trovando ottime soluzioni d'attacco, ma non smetteremo mai di ripeterlo: le soluzioni in attacco arrivano e sono buone se si ha un'ottima difesa, e Pavia adesso sta effettivamente difendendo. Sì, sì, Pavia ha chiaramente preso fiducia, ma davvero è proprio cambiata la faccia, è cambiato il modo di approcciarsi al match. Poi è chiaro, ci vuole, non tutti possono fare il canestro che abbiamo visto fare a Venucci, non tutti, viene da dire, hanno comunque il fondamentale. Abbiamo visto un canestro dopo un gran passo di incrocio di naso, quindi sicuramente Pavia è una squadra che ha qualità. È abbastanza strano vederla così paralizzata in attacco contro una squadra che chiaramente come Soresina non può reggere il peso di Pavia. Trovarla a meno 10 con Soresina è chiaro, è chiaramente figlia di un momento psicologico complicato che Baldiraghi e i ragazzi devono ovviamente superare, anche perché credo che qui ci sia una città, una tifoseria che sia pronta a sostenerli, ad amarli, che ha sicuramente delle aspettative, che mette pressione, ma non possiamo nasconderci, la pressione che c'è a Pavia non è certo la pressione che c'è in altre zone d'Italia, e credo che i giocatori che hanno una carriera importante alle spalle di questo si rendano conto. Quindi è chiaro che devono giocare comunque con animo leggero, francamente, perché questa squadra ha le qualità, è perfettibile, ha ancora ovviamente molto lavoro da fare, soprattutto in attacco, ma in difesa ha già un'identità importante. Cioè il lavoro di Baldiraghi ha sicuramente pagato già in queste prime tre partite. Bisogna aver pazienza a tutti, devono aver pazienza i giocatori, devono aver pazienza i tifosi, però come abbiamo detto in precedenza, fondamentale davvero è l'atteggiamento. Credo che i tifosi abbiano tutta la pazienza del mondo, è chiaro, al di là dei risultati, i risultati poi sono importanti nello sport, tutti vengono valutati. Ora standing ovation per Nasello, adesso anche il pubblico è entrato il pubblico in, come abbiamo più volte auspicato, è stato in partita. Nasello che va a prendersi gli applausi, 11 punti per lui, 5 su 9 dal campo, 9 rimbalzi, 19 di valutazione, niente male. Sono intanto 17 di vantaggio per Pavia, con c'è un fallo su Venucci da calcio di rigore, non viene fischiato, tutto buono. Il fallo arriva adesso e arriva il tecnico. Tecnico il coach di Soresina. Coach di Soresina, Lottici. Perché ha protestato, probabilmente chiedeva l'infrazione di, certo, piede, sì, dopo il fallo non fischiato a Venucci. Ora, Baldiraghi che rimette sul parquet. Ovviamente ora Benedusi chiede ai tifosi di evitare questi buchi, sono ovviamente fastidiosi. Alla fine Davide Liberati è un giocatore di Omi, ha sicuramente sbagliato, il gesto va censurato, ma i tifosi devono star vicini. Ora speriamo che Davide rimanga comunque in controllo. Sarà il primo di essersi reso, sa ovviamente, reso e conto, ovviamente sicuramente, di aver fatto una grossa sciocchezza. È un giocatore generoso, un giocatore sicuramente di carattere, c'è stato un eccesso di foga che lo ha portato a compiere questo brutto gesto. Ora i tifosi ovviamente lo beccano, ora la via deve comunque andare avanti a cercare la palla persa di Gloria, anzi in realtà poi la palla schizza
a Spatti, che non riesce a controllare la palla, probabilmente anche bagnata, infatti si procederà ad asciugarlo perché il pallone è schizzato come una saponetta. Adesso c'è il ragazzo che abbiamo invocato prima, mentre prima era stato Benedusi, esatto, a pulire il campo. Ora si è precipitato con grande reattività in campo. No, la partita è davvero girata prima di tutto a livello psicologico. Pavia adesso ha preso fiducia, ma anche nel primo tempo, al di là delle cifre, c'era proprio quella sensazione, comunque era molto evidente, di incertezza, ecco, di insicurezza, che ti prendeva davvero a non guardare il canestro, a rifiutare dei tiri e in difesa ad essere poco cattivo, poco reattivo. Sì. Sono queste che poi sono le cose che comunque piacciono ai tifosi, piace ovviamente vincere, piace ovviamente fare canestro, ma in primis nel momento in cui sei in difficoltà, perché fai poco canestro, comunque devi aggrapparti a queste cose. Gli avversari devono essere più bravi. Certo, assolutamente. Devono vincere loro la partita. Assolutamente. E con tutto il rispetto per Soresina, con tutto il rispetto per le difese tattiche di Lottici, credo di non mancare di rispetto se dico che questa squadra non è chiaramente a livello di Pavia, e ci mancherebbe, c'è tutta la differenza del mondo. E poi Pavia adesso, come dicevamo all'inizio, ha preso più velocità nel gioco, lettura tattica ovviamente questa, e non fa schierare più la zona difensiva degli avversari, che è ovviamente un punto di lettura importante. 2:20 per arrivare alla boa di tre quarti gara, 59 per chi attacca, 41 per chi si difende. Liberati che va da Spatti, il consegnato con Venucci, ottima la rollata di Spatti che poi prova una soluzione complicata proteggendosi col ferro, c'è il fallo di De Sic. È il terzo fallo per Pavia. La ricezione di Prestini che va a attaccare De Sì. Buona la difesa comunque del nostro under, che costringe Prestini a un tiro davvero complicato. Venucci ovviamente in assoluta fiducia, va fino in fondo, sbaglia però l'appoggio. Soresina che può far ripartire il settimo cavalleggeri, si prende una tripla con Biordi. Ovviamente queste sono soluzioni che nei primi 20 minuti i cremonesi mettevano ad occhi chiusi. Probabilmente la verità, come sempre succede in questi casi, sta un po' nel mezzo. 50-50. È del tutto evidente come Soresina, avanti di 10 su un campo che teoricamente dovrebbe essere proibitivo come Pavia, ovviamente aveva tutta la fiducia, tutta la confidenza del mondo. Ora, minuti di riposo per Mattia Venucci. Torna sul parquet Pippo Fazioli. Venucci che adesso ha sbagliato ovviamente il tiro, ma ha sorriso, che ovviamente è un altro sintomo di quello che dicevamo prima. Secondo tiro libero a disposizione di capitano Benedusi, che va a realizzare. Venti tondi di margine per l'Omnia. Diciamo che divario che ci sta tutto, che probabilmente appunto non fa una grinza. Benedusi che va a recuperare il rimbalzo difensivo. Ora Pavia attacca in metà campo. De Sic ha la possibilità di giocarsi il mismatch con Tugnoli. Si va da altre parti, si va da Fazioli. In angolo per De Sic, palle mani di Fazioli, 8 secondi per chiudere il possesso. Pippo che punta Biordi, scarica per De Sic, che spara la tripla. Il giocatore bergamasco la sbaglia. Rimbalzo controllato da Lottici, che riapre per Tugnoli. Biordi ancora per Tugnoli, chiude il palleggio, il playmaker bolognese va a giocarsi il mismatch Prestini, la soluzione semigancio sbagliata, rimangono 20 le lunghezze di margine, quindi Pavia che comunque viaggia tra due cuscini. 41 secondi, show forte di Prestini, arbitri che fanno finta di niente, liberati in palleggio, scarica per De Sì, tripla aperta per Nicolas che sbaglia anche questa. Rimbalzo controllato da Lottici che prova a spingere, però innesca direttamente il tunnel degli spogliatoi.
Undicesima palla persa per la Gilbertina. 15 da giocare, ovviamente secondi, quindi Fazioli va per l'ultimo tiro. Parte adesso sul pick and roll di Spatti, va a prendersi una soluzione, c'è un contatto, arbitri che non fischiano, quindi ultimo tiro sarà di Soresina. Prestini una finta, manda al bar del sì, si prende una soluzione di due, la sbaglia. Quindi sul ventello tondo di vantaggio per Pavia si chiude questo terzo periodo, 61-41, giusto per andare a tradurre in moneta sonante la reazione psicologica di Pavia. Il parziale del quarto è 24-5. 5 punti ovviamente, difesa che è salita di colpi, l'abbiamo già detto, entusiasmo ritrovato se vogliamo dirla così. Sembra, come di solito diciamo, una cosa banale, ma non è banale per niente. Abbiamo visto anche adesso, vabbè, l'ultima azione di Fazioli comunque probabilmente viziata da un fallo, ma comunque Pavia sta continuando ad attaccare, adesso sta aumentando i possessi, sta aumentando la velocità d'azione in attacco, ovviamente ha trovato dei tiri da tre punti realizzati, adesso sono 8 i tiri segnati da tre punti, 8 su 19, che comunque non è una cattiva percentuale rispetto all'inizio, mentre gli ospiti hanno fatto veramente fatica adesso a trovare delle buone soluzioni offensive, detto che ovviamente la difesa di Pavia è salita di colpi assolutamente. Fabio aveva anticipato un paio di statistiche, nel dettaglio Pavia viaggia 8-19 da 3 punti, 13-27 da 2, Soresina 11-29 da 2 punti, 5-16 da 3 punti, Pavia superiore anche a rimbalzo, 30-25, 11 le palle perse per Soresina, 10 per Pavia. Le cifre individuali sono 5 di Liberati, 2 di Spatti, 7 di Benedusi, 9 di Touré, 2 di Mazzoleni, 11 di Nasello, 8 di Gloria, 17 di Venucci. Mattia ci perdonerà, per noi MVP al terzo quarto è comunque Nasello. Soresina invece sono 5 di Bonci, 5 di Lottici, 7 di Prestini, 10 di Mitt, Toffoli a quota 7, 7 anche per Guerra. E Pavia, che con 41 punti subiti in 30 minuti, mantiene comunque la proiezione che la continua a mantenere come una delle migliori difese del torneo. Questo è comunque un segnale che non ci stancheremo mai di sottolineare, al quale davvero anche nei momenti più difficili Pavia deve aggrapparsi con tutta la forza che ha. Lottici, palla per terra, prova ad attaccare Benedusi, buona la chiusura del ministro della difesa che lo costringe a scaricare, palla per Tugnoli che chiude il palleggio, ora accoppiato difensivamente a Spatti, si gioca la penetrazione, recapita un pallone interessante per Biordi, per Bonci, c'è però la buona chiusura difensiva di Spatti, Pavia che può ripartire, palla di Spatti per De Sì che non controlla, la ripartenza di Soresina, c'è il contatto di Benedusi che stoppa la percussione, stoppa fallosamente la percussione di Tugnoli. Cambio per Pavia, Benedusi tra gli applausi va a prendere fiato, torna Momo Touré. Benedusi che come al solito ovviamente in metà campo difensiva ha fatto comunque sentire la sua presenza, la sua leadership. Prestini con palla nelle mani, va da Biordi, Biordi qualche prova di controllo, infatti arriva la palla persa, è la 12ª per Soresina, palla recuperata da Nicolas De Sì, Pavia che può ripartire, De Sì per Pippo Fazioli che prende il blocco di Spatti, Spatti che ora va a prendere posizione sulle tacche, si prende una soluzione da due, sbaglia, De Sì che prova a sbattersi a rimbalzo in attacco ma non riesce a tenere vivo il pallone, quindi c'è possesso offensivo per i cremonesi di Simone Lottici. Lottici che in questo momento si è seduto, chiaro che è difficile ovviamente pensare ad un rientro. Matteo che prova la soluzione dei punti, la sbaglia, il fallo è fischiato a Touré, fallo abbastanza dubbio, generoso, abbastanza generoso appunto la fischiata dei signori piemontesi. Touré che avrebbe trattenuto Prestini che andava a rimbalzo d'attacco. E adesso in zona d'attacco per Cremona, Tugnoli che davvero continua a rinunciare ai tiri, palla alle mani di Lottici, spalla al canestro, buono l'innesco per Biordi che però nel pitturato sbaglia,
Pavia che può ripartire, palla nelle mani di Davide Liberati, che va a recapitare un ottimo pallone ad Essi che fatica a controllare, poi recupera la maniglia e va a realizzare i primi due punti del suo match. Primi due per Nicolas, 22 di vantaggio per Pavia, 8-18 per andare ai titoli di coda. Ovviamente sarà un presumibilmente un quarto periodo di garbage time, ma devo dire che francamente dopo tante sofferenze, dopo lo psicodramma dei primi due quarti, questo garbage time ce lo prendiamo molto ma molto ma molto volentieri. E credo che anche una vittoria franca con uno scarto importante sia comunque davvero un carburante importante per Pavia. Dentro Mazzoleni, fuori Pippo Fazioli. Utile libero a disposizione di Prestini. Realizza il primo, l'ex giocatore della Gardonese. Va per il secondo e va a realizzare anche il secondo. Tornano 20 di margine per Pavia. Palle di sostituto di Touré che va da Liberati. Si apre in angolo Dessì. Serve Spatti, possibilità di uno contro uno del giocatore bergamasco che fa fatica contro Prestini, va a perdere palla. La tripla di Prestini che va a punire la palla persa con moneta assolutamente sonante. Prestini che va a realizzare un canestro dalla lunga, sono 12 per Prestini, se non andiamo errando, assolutamente sì, sono 12 per Prestini. Cambio per Spatti, abbiamo detto condizionato anche dalle non perfette condizioni di salute. Torna Ferdinando Nasello sul parquet. Cesina che da tempo ha abbandonato lo schieramento in zona fronte dispari. Uomo contro uomo per la truppa di Lottici, la ricezione di Nasello, Prestini che tocca, c'è pallone controllato da Pavia. 11 secondi, la panchina di Pavia che cerca di scuotere i ragazzi per evitare ovviamente che si siedano. Deve essere una partita davvero soddisfacente fino in fondo. Questa è una partita che davvero Pavia vince di goleada. Lo scarico di Touré per Nasello che fa un'altra gran cosa sul perno e va a realizzare con una delle sue soluzioni piuttosto classiche. Sono 13 per Ferdinando Nasello. Prestini che si prende una soluzione dei due punti, va a realizzare anche Prestini, sono 14 per lui. Miglior polo offensivo a disposizione di Lottici in questa partita sicuramente. Palleggio istituito di Touré, va da Liberati, 6.50 ai titoli di coda. Liberati per Dessì, aperto in arco e il bergamasco non esita, spara tre punti, la palla che gira sul ferro e poi viene sputata. Spinge Tugnoli, su di lui c'è il fallo del numero 90, Liberati. Pavia che va in bonus in questo momento. Dal prossimo quindi saranno tiri liberi. Tuoi Tugnoli in palleggio, cambio difensivo quindi accoppiato a Nasello. Prestini punta del sì che non gli vuole concedere più un tiro facile. Palla nelle mani di Biordi che si prende un tiro al di fuori da quelle che sono le sue abitudini. Pavia che può andare in transizione, la spinge Nasello, l'extra pass per Dessì che però non controlla, quindi arriva la 13ª palla persa per i lupi di Pat Baldiraghi. 65-48 è comunque il rassicurante responso del tabellone via Treves. Palla nelle mani di Bonci che attacca Mazzoleni. Mazzoleni che stranamente gli lascia comunque spazio ed è costretto a spendere il fallo. Saranno due tiri liberi a disposizione di Bonci. Pronto a rientrare Mattia Venucci che andrà in cerca del ventello. 17 assestato il playmaker di San Vincenzo.
Bonci che va a realizzare la prima soluzione a cronometro fermo. Soresina che prova a fare la formichina, si ripete il tiro libero sbagliato da Bonci, c'è invasione di Mazzoleni, fischio davvero da farmacista col bilancino al massimo della precisione, considerata la situazione di punteggio. Bonci che va a realizzare il 2 su 2, cambio fuori Dessì, dentro Mazzoleni. Applausi anche per l'under pavese. Ci parlavamo prima di scelte, Dessì ha tirato tre volte dalla lunga distanza, non è riuscito a realizzare, ma comunque scelte giuste, ovviamente corrette da fare. Va Mazzoleni, uno contro uno, va all'appoggio al ferro, sbaglia. Bonci che va a controllare il rimbalzo, può partire la transizione di Soresina. Ottimo l'innesco interno per Biordi, che però sbaglia da 0 metri. Lui aveva fatto un'ottima cosa, andando fino in fondo e poi smazzando un babà, che però Biordi non è, ha deciso di non scartare. Rimesso a favore. 5.36 per arrivare alla sirena di fine gara e per archiviare la seconda vittoria in questo campionato per l'Omnia Pavia, che va così a toccare quota 4, quindi imbattuta in casa. Ora serve davvero il primo blitz in trasferta. Prossimo appuntamento per i pavesi è domenica contro la G Marlecco, squadra che sta viaggiando a punteggio pieno e che questa sera non è impegnata perché giocheranno domani i lecchesi, squadra nella quale ovviamente tutti sanno gioca un giocatore che Pavia ha un certo seguito, che Pavia ha sicuramente ricordi importanti, cioè Giulio Mascherpa, che ovviamente aspetterà presumibilmente col dente avvelenato, è la legge dello sport, la sua ex squadra. 65-50, 15 di vantaggio per Pavia, si entra negli ultimi 5 giri di orologio, il palleggio di Venucci, non c'è il servizio per Nasello, c'è per Mazzoleni, c'è il tocco della difesa ospite, sono 5 i secondi per chiudere il possesso, c'è il minuto di sospensione chiamato da Simone Lottici, pronto sul cubo dei cambi Nicolò Benedosi per Momo Touré. Non è male, Fabio, essere così rilassati e così... Sì. Anche noi siamo entrati nel garbage time, ovviamente. Esatto, situazione che cioè, si è proprio ribaltata rispetto all'inizio, perché ovviamente adesso Soresina sta facendo molta fatica e probabilmente non è neanche più in partita ormai da tempo. Però Simone Lottici non lascia nulla di intentato, vuole comunque continuare fino alla fine a allenare i suoi. Ovviamente è un atteggiamento che deve essere preso da un coach per dare l'esempio ai suoi. È una Pavia che adesso ovviamente sta giocando sul velluto, sta prendendo rimbalzi e sta comunque riuscendo a trovare buone soluzioni offensive. Nel frattempo stavamo guardando i risultati, con Vigevano avanti di 2 contro Padova al 28esimo, San Vendemiano che ha vinto con Vicenza 71-53. Prima vittoria anche per la Celsanus Varese contro Juvi Cremona 62-39. Punteggio eloquente. Ancora indietro le altre partite. Torniamo in cronaca, rimessa in zona d'attacco per Pavia. Occuparsene il capitan Benedosi, l'uscita di Benucci, al quale però Guerra cerca di negare la ricezione. Pallone per Nasello, l'extra pass, ma scade la sirena di 24. Palla persa per Pavia, fuori Nasello, al quale va l'applauso ovviamente di tutto il Pallavizza. Torna sul parquet Mirko Gloria. 15 di margine per la banda Valdiraghi, Prestini in angolo, marcato da Mazzoleni. Buono l'innesco interno, però non viene controllato da Bonci, quindi arriva un'altra palla persa per Soresina. Esce 14 le palle perse per gli ospiti. Benucci in palleggio, prende il blocco di Gloria, va fino in fondo ad attaccare, poi li butta fuori per Mazzoleni, tripla apertissima per Liberati che sbaglia. Rimbalzo controllato da Tugnoli che fa tutto il campo e va a mettere i
primi punti del suo match. 2 per Tugnoli, 13 di vantaggio per Pavia, 65-52, 4 da giocare in questo ultimo periodo. Venucci che va da Mazzoleni, una finta dell'ex giocatore di Desio, che scarica fuori per Venucci, aperto in angolo. Venucci che manda corta la soluzione pesante, rimbalzo controllato da Mittel. Tugnoli che ancora una volta slalomeggia, va a fidare una tripla alle mani di Biordi, che pur non essendo sartoriali questa volta vanno a mettere il meno 10, quindi ovviamente appena Pavia ha perso di tono, hai sottolineato in precedenza come Lottici comunque non molli davvero un colpo, abbia chiamato minuto, voglia tenere i suoi sul pezzo. Venucci che va a inventare e di classe va a trovare l'arcobaleno che gli vale il 19° punto e va ad interrompere questo mini parziale che sorrideva agli ospiti. Tornano 12 lunghezze di margine per Pavia. Guerra va al ferro, si prende la stoppata di Mirko Gloria, contropiede in sovrannumero di Pavia, va deciso al ferro Mazzoleni, si prende il fallo di Biordi. Sono 2 tiri liberi per l'ex capitano dell'Aurora Desio, giocatore di classe 1998, l'anno scorso al Club Basket Ferrara. Tre giri di orologio al termine. Mazzoleni che sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo. 67-55 dice il tabellone di via Treve, sono 2 per il Mazzo. 68-55, 3 punti per Mazzoleni. Tugnoli che si prende una soluzione in proprio da 3 punti sbagliandola, Pavia che può ripartire per cercare di incrementare il fatturato. Pavia che in queste prime 3 giornate di campionato viaggiava a 66 di media, ora Venucci di mano sinistra va ad appoggiare al cristallo e va quindi a scollinare quota 20. 21 per il regista toscano, 70-55, 2:27 per chiudere. Benedusi che ha ancora la forza di andare aggressivo sulla linea di passaggio e va a deviare. L'ex giocatore di Omegna, l'ex capitano di Rieti. Altro time out chiamato da Simone Lottici, che davvero comunque ha un atteggiamento da, lo ricordiamo, come playmaker comunque al di là del tiro da grande distanza, perché nell'epoca in cui appunto il tiro a 3 punti era stato introdotto da pochi anni, Lottici era un giocatore che sparava quelle che erano le bombe virili chiamate da Aldo Giordani, vi lasciamo con questa citazione, cioè le bombe da 8 metri, ecco, erano nel bagaglio tecnico di Simone Lottici. Però allenatore che comunque ha un atteggiamento interessante, cioè ci crede davvero fino in fondo, vuol davvero probabilmente anche dal punto di vista mentale cercare di tenere i suoi molto sul pezzo. Sarà un'annata indubbiamente da battaglia, presumibilmente i cremonesi andranno sul mercato, si dice che debbano ancora decidersi se orientarsi su un rinforzo sul perimetro piuttosto che qualcosa sotto. Mite è sicuramente un giocatore che ha fisico, però è indubbiamente ancora molto, molto acerbo, ancora molto da costruire per giocare come centro titolare. Vediamo, i cremonesi sono una squadra neopromossa che tra l'altro appunto ha operato dal punto di vista filosofico una rivoluzione copernicana, perché l'anno scorso era una squadra dei grandi vecchi, c'era Cazzaniga, c'era Chiaci, c'era Del Sorbo, cioè giocatori con esperienza davvero enciclopedica anche in categoria superiore. Invece quest'anno si è virato decisamente verso la linea verde con moltissimi giocatori molto giovani in roster. Tugnoli dal palleggio prova la soluzione a 2 punti, va a realizzarla, il playmaker cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna. 70-57, quindi sono nuovamente 13 le lunghezze di margine per Pavia. Il palleggio di Venucci per Liberati che prende il blocco di Gloria, attacca il ferro, una finta, va a recapitare un gran pallone. Gloria che però inchioda al ferro una schiacciata. Ultimi 2 minuti, il pubblico è rimasto un po' basito perché sembrava davvero un canestro fatto. Ora vediamo se Mirko riuscirà a riscattarsi con una buona giocata difensiva. Biordi parte in palleggio, Mazzoleni lo contiene senza particolari problemi.
palla deviata, 6 secondi per chiudere il possesso, c'è Venucci che ovviamente intercetta questo passaggio largamente annunciato. Liberati va facile al ferro sull'imbeccata dell'amico fraterno, 2 punti per Liberati, ora Venucci che prova addirittura ad andare a stoppare, c'è invece il canestro di Bonci, 72-59, cronometro che scorre, 1:28 per arrivare ai titoli di coda. Liberati che supera la metà campo, torna da Mattia Venucci che prende il blocco di Gloria, una mezza finta di attivare il pick and roll, prova invece l'innesco per Mazzoleni, c'è l'intercetto di Toffoli, quindi Cremona che recupera, palla nelle mani di Tugnoli che batte Liberati, si prende una soluzione dai 5 metri, la sbaglia, Mazzoleni che controlla, entriamo in questo momento nell'ultimo minuto, quindi andiamo ad archiviare comunque ufficialmente, anticipiamo anche il commento, 2 quarti appunto, 1 quarto e mezzo diciamo di... che vogliamo dimenticare al più presto, 1 quarto e mezzo di paure, di incertezze, poi Pavia finalmente è riuscita a scrollarsi di dosso tutti i fantasmi, ha fatto una partita di cuore, ha fatto una partita in cui poi ovviamente è emersa anche la qualità che questo roster ha indubbiamente, quindi diciamo la difesa è la solita certezza, l'attacco si è sbloccato, ovviamente l'unica cosa che ancora manca è giocare, approcciare le partite con maggiore leggerezza. In trasferta è successo a Vicenza dove davvero l'approccio è stato ottimo, non è successo a Padova, però abbiamo avuto la qualità e anche la tigna difensiva per risalire contro una squadra ottima, quindi questa squadra ha tutte le carte in regola ovviamente per giocarsi un campionato da protagonista, e quindi questo tipo di incertezze vanno davvero al più presto archiviate. Ora Accademia con dietro la schiena di Venucci per Benedusi che sbaglia, ultimi 30 secondi, la tripla di Tugnoli che va a realizzare, quindi forbice che si accorcia, 73-62, quindi sono 11 le lunghezze di margine, 19, vediamo se Pavia giocherà questo attacco oppure sarà la solita stretta di mano. Pavia la gioca, palla nelle mani di Benedusi, prova ad andare da Gloria, Benedusi va invece da Liberati, per Benedusi può giocarsi uno contro uno con Biordi, gli spara una soluzione da 2 punti in faccia, la sbaglia, si chiude qui, Omnia che vince 73-62, andiamo a riepilogare quelle che sono le cifre individuali, sono 8 per Liberati, 21 di Venucci, 8 di Gloria, 7 di Benedusi, 3 di Mazzoleni, 9 di Touré, 2 di Spatti, 13 di Nasello, 2 per Dessì, Fresina sono 9 di Bonci, 7 di Toffoli, 10 di Mit, 14 di Prestini, 7 di Toffoli, 3 di Biordi, 7 di Guerra, 5 di Lottici. Dal Pallavizza è tutto, la più cordiale buonasera anche a nome di Fabio Sacchi. Come al solito è stato puntualissimo nell'assistenza al commento. Prossima partita, trasferta a Lecco domenica, prossimo impegno casalingo invece fra 2 domeniche l'Omnia riceverà la visita della LTC San Giorgese. Dal Pallavizza di Pavia è tutto, da Paolo Rappoccio la più cordiale buona serata agli amici del basket.